È sempre più interessante la proposta espositiva del gruppo d'arte Seven Art Plus, un gruppo nato nel cuore del Mugello ma poi ha dilatato la sua sfera di influenza a tutta la regione toscana, che è nato da un gruppo di 7 artisti che hanno esposto per diversi anni insieme, sono tutti con un lungo curriculum alle spalle, hanno messo a frutto questa grande esperienza accumulata negli anni proprio per dar vita a una cosa nuova, un gruppo effervescente, giovane nello spirito, anche se i componenti sono tutti navigatori di lungo corso nel mondo dell'arte. Oggi nella vecchia propositura di Scarperia si è inaugurata una mostra molto interessante che propone delle mini personali, perché chiamarla mostra collettiva è molto molto riduttivo, perché grazie alla capienza di questo splendido contenitore ormai artistico, lo possiamo definire così perché è una chiesa sconsacrata, c'è la possibilità di proporre e di leggere dettagliatamente e accuratamente, perché sono tutte ben esposte le opere e tutte ben illuminate, le opere di 13 artisti, ci sono pittori, ci sono anche alcuni scultori, ci verranno ora presentati da Mauro Baroncini e Simonetta Fontani, che sono due dei 13 artisti che espongono, ma che sono stati delegati dagli altri 11 a parlare invece di loro, perché ovviamente sarebbe impossibile fare intervenire tutti, però loro conoscono bene le caratteristiche di tutti gli altri amici e colleghi e saranno loro ovviamente a presentarli velocemente ai nostri telespettatori. Allora, buonasera, noi siamo qui nuovamente alla propositura, alla vecchia propositura di Scarperia, con una mostra che ha detto bene Borghini, che sono delle piccole personali, diciamo così, perché esponiamo diversi quadri per ciascuno, diverse sculture, e tutte le volte cerchiamo, oltre a essere noi i soliti componenti del gruppo, l'allarghiamo a altre persone che conosciamo nell'ambito artistico, e cerchiamo sempre di trovare le persone capaci, brave, che abbiano una certa formazione di disegno, d'arte e così. E ci riesce praticamente. Questa volta ci ha portato qui in questa occasione la Simonetta Fontani, perché doveva farla lei, poi per delle date l'hanno un po' impedito di poterle fare, e lei ci ha invitato a collaborare con lei a riuscire a superare questo spazio, insomma, che rimaneva. E sono contento di averlo fatto, perché c'è sempre un piacere esporre le nostre opere. Vorrei che Simonetta Fontani, che è stata anche l'artefice di questo valore aggiunto che oggi ha avuto il vernissage, ci presentasse, e poi le riserveremo una parte del servizio a uno stralcio della sua interpretazione musicale, la musicista, la pianista che oggi è ospite d'onore di questa inaugurazione. Sì, la maestra di musica si chiama Claudia Gori ed ha un lungo curriculum con persone di spessore a livello di Boccelli ed altri maestri di musica importante. Io la ringrazio, oltretutto dopo ci sarà anche la sua bimba, che suonerà anche lei al pianoforte e altri brani come chiusura della mostra. Allora, vorrei dare i nominativi via via delle persone che sono a questa mostra e che sono degli artisti fenomenali. E il bello della mostra è proprio perché c'è una variazione sul tema, dall'olio all'astratto, al concettuale, al figurativo. Allora, i partecipanti a questa mostra sono Mauro Baroncini, Francesca Battaglini, Filippo Benci, Adriano Bolognesi, Francesca Camicciottoli, Rino Di Terlizzi, Cristina Falcini, Simonetta Fontani, Susi La Rosa, Elena Migliorini, Diana Polo, Carlo Tesori e Carmela Torziello. Tutti indistintamente hanno la loro tecnica, dall'impressionismo a quello che è l'espressionismo, dalla scultura alla creta, al legno, ci sono varie tecniche e quindi è molto varia. Susi La Rosa la grafica, quindi
direi che è veramente a larga veduta. Simonetta, vorrei che tu ricordassi ai nostri telespettatori anche altri eventi che vanno ad aggiungersi, sì, all'esibizione musicale di quest'oggi, previsti nei prossimi giorni festivi, cioè il 25 aprile, sì, e il primo maggio. Il 25 aprile alle ore 17 ci sarà una compagnia teatrale che farà una presentazione in base anche proprio al 25 aprile. E il primo maggio alle ore 17 ci sarà la scuola di musica di Agorà che presenterà dei sassofonisti canzoni di Ennio Morricone. Allora, prima di lasciare il finale doverosamente all'ospite d'onore di oggi, alla pianista, direi, Simonetta, di ricordare ai telespettatori la durata della mostra, ricordare che l'ingresso è libero per chi verrà a fare magari una gita di fine settimana a Scarperia, e gli orari di apertura al pubblico. Allora, l'apertura è stata fatta oggi, finirà il primo maggio, l'ingresso è libero e nei giorni feriali è dalle 15.30 alle 19.00, e nei festivi dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19 in via Roma a Scarperia alla vecchia propositura. Da domenica 24 aprile fino al 4 maggio prossimo, nella saletta Barbano del Centro Espositivo San Marco in via San Zanobi a Firenze, è in corso la mostra personale del pittore fiorentino Stefano Marucci. Sarà visitabile con ingresso libero tutti i giorni dalle 16.30 alle 18.30, escluso il lunedì. Lascio la parola e il microfono al dottor Jacopo Chiostri, che intervisterà in esclusiva per i nostri telespettatori Stefano Marucci. Stefano Marucci accanto a noi con la sua personale, con questa pittura iperrealista realizzata da fotografie che lui fa personalmente, certo, e sulle quali poi lavora a lungo. Pittore autodidatta e anche ciclista, ma ora questo non lo diciamo perché qui abbiamo anche il mezzo che con sua moglie usa per addirittura girare l'Italia in tandem. Questa è una cosa che non c'entra nulla con la pittura, ma è particolarmente interessante. È un passatempo e dà modo anche per vedere
le bellezze di questo paese, che a volte poi si riproducano anche in quadri. Nei suoi quadri. Ecco, lei è una pittura, è autodidatta? Sì, sono autodidatta. Diciamo che il mio maestro è stato Firenze, con i suoi monumenti, con le sue gallerie, musei e così via. Fin da piccolo le frequentavo molto spesso, quasi tutte le domeniche mattine andavo agli Uffizi, all'Accademia. A quei tempi erano anche gratis, e non c'era l'affollamento che c'è oggi. E lì si impara davvero. Imparavo anche guardando quelli che facevano le copie delle opere agli Uffizi, che riproducevano i vecchi maestri, e stavo lì a, diciamo, a prendere con gli occhi il mestiere. Il mestiere, certo. Mestiere che è un mestiere, sono fotografie, cioè fotografie di iperrealismo, però poi in tutti questi quadri c'è qualcosa di personale, qualcosa di simbolico, come ora non lo vedete perché è alle spalle di camera, ma c'è questo disonore ai caduti con una simbologia molto evidente, come qualcosa di personale si ritrova anche nelle sue nature morte, dove però chiaramente l'impatto, prima l'impatto visivo, cioè con la bravura, con la tecnica dell'artista, però in tutto questo c'è un qualcosa di personale, qualcosa che lui riesce a trasmettere. Certo, io sono fotografie, però le filtro, la fotografia poi dipende da come è sviluppata, può essere più chiara, più scura. Io la elaboro ricordando quali sono i colori diciamo adatti a quell'immagine che ho visto in quel momento. La elaboro e poi la riporto sulla tela. Ecco, l'ha detto lui, ma insomma è qualcosa che vale la pena di sottolineare. Ciascuno di questi quadri cristallizza un momento, un qualcosa che ha visto l'occhio e che una volta messo sulla tela, un lavoro complicato, fedele, eccetera, però poi non andrà più perduto. Un modo, in qualche modo, se vogliamo esagerare, di fermare l'inevitabile scorrere del tempo. Grazie, esatto. Grazie a lei.